terza sessione dei nostri lavori, quella sui cambiamenti climatici, come contrastare i cambiamenti climatici. La parola a Maria Grazia Midulla, che si parla dell'impegno dell'Europa in questo senso. Scusate, ma non mi metto da dietro per evidenti motivi. Io volevo prima di tutto dire che sono molto contenta di questo incontro, che è molto vivace e che sicuramente è il segno di un impegno che ha visto questa comunità per molti anni. Però viene oggi dopo un impegno referendario e un referendum che ha, secondo me, questo alcuni di voi me l'hanno sentito ripetere molte volte, ha segnato una differenza rispetto al passato. La differenza è quella che siamo passati dalle comunità locali che si occupavano dei problemi delle comunità locali alle comunità locali che guardano ai problemi globali e che cercano di anche di indirizzarle in una connessione strettissima. Se io fossi convinta, adesso è un'iperbole, non sono convinta, se io fossi convinta che questa centrale a carbone fosse la fine delle centrali a carbone nel mondo, probabilmente potrei dire ai cittadini: preoccupatevi per la vostra salute, ma in fondo i problemi dei cambiamenti climatici, quelli globali, eccetera, stanno per finire perché stiamo andando verso la decarbonizzazione. Ma con i miei colleghi delle altre associazioni ambientaliste in questi anni abbiamo assistito esattamente al contrario. La strategia dell'Enel, che non è, l'unico che vuole fare centrale a carbone, su questo ritornerò, è invece quella di farne una alla volta. Quando noi ci occupavamo di Civitavecchia, un alto diplomatico inglese mi ha detto: ma perché non gliela fate fare questa centrale a carbone? Basta che finalmente l'Italia si decide ad agire, ad fare un piano di decarbonizzazione. E il piano di decarbonizzazione naturalmente non l'ha fatto l'Italia, ma soprattutto, aperta la centrale di Civitavecchia, si è passata alla centrale successiva. Non solo, ma siccome per ragioni economiche che qui non so spiegare, in questo momento, e sottolineo in questo momento, sul carbone ci guadagnano, qualcun altro ha cominciato a pensare di fare delle centrali a carbone nuove rispetto a quelle che... perché noi già abbiamo alcune delle centrali più inquinanti di Europa, in Italia. E abbiamo avuto, per esempio, con evidenti contrasti tra l'altro con l'immagine aziendale, ancora più evidenti rispetto a quelli dell'Enel. Vorrei parlare di Vado Ligure, dove chi vuole aprire la centrale è la Tirrenia, che già ha altre centrali a carbone, e che è collegata a un gruppo, quello di Sorgenia, che fa dell'energia pulita la sua barriera. Noi dobbiamo pensare al futuro, tutto questo è il passato e questo deve essere un po' la visione che collega i problemi della comunità locale alla visione globale. Tutto questo è il passato. Vi voglio mettere una zavorra, e qui sottolineo temporanea perché questa zavorra, cioè sottolineo quello che sottolineavo prima. Quello che loro dicono: no, ma ci serve ad affrontare questa fase, è una bugia palese, perché una centrale ha un ciclo di vita molto lungo. Quindi vi mettono nel vostro territorio questa zavorra contando sul fatto, e qui poi mi ricollegherò alle normative europee, che di questa zavorra ci si fa carico noi cittadini, non certamente l'Enel. Le normative europee sul clima sono delle normative che prevedono il famoso 20-20-20. Lo rispiego perché può essere che qualcuno di voi non l'ha sentito, però si è sentito molto. Cioè, tetto alle emissioni del 20%, 20% di energia prodotta con energie con le rinnovabili e facoltativamente, obiettivo facoltativo, obiettivo non obbligatorio, 20% di efficienza e risparmio energetico. Questo
obiettivo secondo noi ambientalisti è già sottostimato, perché in realtà è un rallentamento del trend. Però in questa fase di, diciamo così, di problemi dal punto di vista economico, e soprattutto, ve lo devo confessare, con una presidenza polacca che è molto amica del carbone, non si è andati ulteriormente avanti. Però contestualmente a questa legislazione, e anche prima, è partito un meccanismo di scambio delle emissioni di carbonio che si chiama emission trading, anche di questo ne avete sentito parlare. Questo meccanismo è un meccanismo che fa sì che in una prima fase vengano date delle quote di emissione a chi le emette gratuitamente, per poi arrivare a farle pagare. Il principio è quello: chi inquina paga. E questa è la fase che sta per partire, la terza fase, vedrà le quote di emissione messe all'asta, che vuol dire che chi vuole inquinare deve comprarsi le quote di emissione, e le vedrà messe all'asta a livello europeo, non più a livello di singoli stati. Questo anche per evitare quello che è successo prima, e quello che è successo prima è stato che nella prima fase tutti hanno fatti grandi, hanno sparato grosso, cercando di prendersi delle, diciamo, un margine di quote da potersi poi rivendere o da potersi riusare. Nella prima fase, dagli studi che girano internazionalmente, anche sull'Italia, ci hanno guadagnato gli enti elettrici, le compagnie elettriche. Nella seconda fase ci hanno guadagnato quelli che piangono sempre, cioè gli energivori, cioè la Marcegaglia, per capirci, che c'ha le acciaierie, eccetera, eccetera, e i cementieri, che anche loro piangono molto, e ci hanno guadagnato parecchio. Però il fatto che l'Enel e altri pensassero di aprire delle centrali ha fatto sì che a un certo punto si ponesse il problema di che cosa fare per le nuove centrali, non solo quelle così inquinanti, ma anche altre centrali tradizionali a gas, eccetera, eccetera. Siccome nella seconda fase le vecchie centrali si erano assorbite tutto, anche quelle più inquinanti, eccetera, eccetera, allora hanno dovuto usare un meccanismo per cui in un qualche modo noi abbiamo pagato per queste emissioni in più, noi cittadini, chiaro? Nella terza fase io mi auguro e spero che il controllo europeo sia molto stretto, che questo tipo di meccanismi non si verifichi, però la situazione italiana è tale che noi abbiamo quelli che si occupano di tenere la contabilità delle emissioni, che sono io, mamma e tu, praticamente sono in una condizione assurda, per cui il controllo pubblico su queste cose è molto molto carente. Perché dico che le comunità devono cominciarsi a occupare devono impegnarsi e occuparsi dei problemi ambientali, per vedere anche tutto quello che lega tutto. I cambiamenti climatici sono un problema globale che poi ha ricadute locali. E i 13 gradi in più che l'anno scorso, eccetera, c'erano in Siberia, non è che è una cosa che non ci riguarda, perché 13 gradi in più in Siberia vuol dire scioglimento del permafrost, vuol dire più metano nell'atmosfera, e vuol dire delle conseguenze a livello di meccanismo globale che hanno anche interesse per noi. Ma noi sappiamo che viviamo in un paese che, a parte la domanda del diplomatico inglese di cui prima, ma voi avete qualche riserva di petrolio nascosta, perché non capiva come mai non ci attrezzavamo per fare dei piani di decarbonizzazione, perché siamo uno dei paesi che ha meno risorse dal punto di vista energetico, siamo anche uno dei paesi che rischia di essere più colpiti dai cambiamenti climatici, perché il Mediterraneo è una regione che è a maggiore rischio, questo secondo studi che abbiamo fatto noi come WWF, secondo studi che ha fatto l'IPCC, che è il panel degli scienziati delle Nazioni Unite, secondo studi che ha fatto l'Agenzia Europea dell'Ambiente. Quindi
Oggi il problema, dopo Copenaghen, sembra che il problema dei cambiamenti climatici è passato un po' in sordina, anche perché vi fanno credere, mi ricordo Ferrara, io sento freddo che cosa ci raccontano gli ambientalisti, vi cercano di far credere, di far confondere i cambiamenti climatici, che sono la tendenza media, con i fenomeni meteorologici. Purtroppo però l'anno scorso è stato uno degli anni più caldi della storia, forse l'anno più caldo, il secondo più, anno de, caldo, più caldo della storia, e quest'anno noi stiamo assistendo a fenomeni uguali, a fenomeni analoghi. Repubblica di oggi può fare il bell'articoletto di colore sul fatto che ci sono gli ulivi sulle Alpi, eccetera, eccetera, ma l'ambientalista diciamo, ha un po' di paura rispetto a questo, perché questo vuol dire che ci sono degli areali che salgono, che vuol dire che ci sono delle, diciamo, della flora che si sta spostando, eccetera, eccetera. E questo vuol dire un'enormità di problemi per la biodiversità, eccetera, eccetera, ma anche per la specie umana, perché vuol dire malattie che salgono dall'Africa, eccetera. Tutte cose, tendenze che ognuno di voi nel suo intimo sa e già sta percependo. Quindi è evidente che noi dobbiamo fare quello che prima qualcuno definiva marxista e che invece nelle società capitaliste fanno tutti, dobbiamo fare una strategia di decarbonizzazione. In Inghilterra hanno fatto una legge sul clima, in cui hanno stabilito un budget di carbonio, e per cui uno non può superare, che naturalmente si va a scendere, per cui loro pensano che nel 2050 vanno verso la decarbonizzazione, sono sul range dell'80% di taglio delle emissioni. In Germania analogamente, anzi in Germania stanno già diciamo, andando avanti con un piano di 100% rinnovabili, che è un po' una fase collegata a quella del taglio del carbonio, ma anche la Cina, anche il Sudafrica. In questi giorni il Messico sta facendo la legge sul clima. Per gli stranieri, e qui vengo alla nota di colore, quando la commissaria europea al clima è venuta 2 giorni fa in Italia e ha incontrato gli ambientalisti, ci ha chiesto se esisteva un piano, perché a lei risultava, ovviamente le hanno fatto credere che esista. E noi abbiamo dovuto dire, guardi, c'è una legge del due, c'è una legge, gli abbiamo dovuto spiegare che non è neanche una legge, già lì delibera CIPE, non è una cosa semplice, ma c'è una normativa approvata a livello ministeriale del 2002 che è ampiamente superata dalle nostre emissioni che sono schizzate, che è relativa solo agli obiettivi di Kyoto. Per il resto non c'è niente, c'è una serie di provvedimenti che sono un po' un passo avanti e 3 indietro sulle rinnovabili, sull'efficienza e su 1.000 altre cose. Vorrei finire dicendo un po' quello che succede nel resto d'Europa sul carbone. È evidente che la spinta all'uso del carbone è un fenomeno globale, non ce lo nascondiamo, che vede due grandi protagonisti a livello mondiale, che sono la Cina e l'India. Per questo noi, per esempio, come WWF siamo più diciamo, dialoganti, più aperti alla sperimentazione della carbon capture e storage, cosa che adesso voi, sì, la famosa CCS, che adesso siete venuti a conoscere, eccetera, perché sappiamo che se le proiezioni sono che questi due paesi useranno buona parte del carbone mondiale, è meglio che le emissioni non vadano nell'atmosfera, perché sennò siamo veramente in condizioni pessime. Però nello stesso tempo i negoziati a livello internazionale vanno avanti e soffrono della crisi economica, però ci sono tanti rivoli che stanno comunque cercando di formare un quadro. Il primo rivolo ovviamente sono le azioni e i piani da parte dei vari paesi. È chiaro che, come in tutte le questioni ambientali, bisogna agire su due fronti, dal basso verso l'alto, cioè i singoli paesi che fanno la loro parte, e poi delle regole generali. Quando il collega di prima diceva è una cosa marxista programmare, eccetera, io dico che non aveva molta ragione, nel senso che programmare è una cosa di buon senso e soprattutto la politica e lo Stato a questo servono, e questa è una cosa che applicano tutti. E
proprio perché in realtà una delle cose che le stesse aziende spesso vogliono e desiderano, quelli che non ne agiscono nell'illegalità naturalmente, è quello di avere delle regole che le garantiscano nella concorrenza. In una pubblicazione di un esperto della Sloan School of Economics si consigliava alle aziende che vogliono andare su questa strada di chiedere dei margini più alti, cioè di fare e infatti in questi mesi anche a livello europeo ci sono state delle aziende che hanno chiesto un innalzamento del tetto, cioè un innalzamento del target di riduzione delle emissioni. Ci sono stati degli appelli di aziende che chiedevano questo, perché non è detto che non convenga loro. Quindi a livello mondiale c'è questo scenario in cui però ci sono tante cose che si muovono. Per esempio c'è un'azione da parte del G20 sui sussidi ai combustibili fossili per tagliarli. La cosa carina, un altro aneddoto che vi narro, è che quando il nostro governo è convinto che noi non diamo sussidi ai combustibili fossili, però quando noi ci facciamo carico del fatto che debbano aprire delle centrali a carbone e di dargli le quote, quando noi facciamo il CIP 6, quando noi diamo i sussidi agli autotrasportatori, questi sono sussidi ai combustibili fossili. Quindi anche questa è un'altra cosa su cui noi potremmo e dovremmo approfondire. Penso di aver colto nello sguardo di Oscar l'invito implicito a finirla, e l'unica cosa che voglio dirvi è: noi abbiamo una cosa dalla nostra, a livello mondiale, benché non è ancora la tecnologia dominante, purtroppo, e questo fa sì che chi ha la tecnologia è dominante e possa cercare di usare tutto il potere che ha, perché loro hanno il potere, per non mollarlo. Quindi le rinnovabili stanno avendo un exploit a livello internazionale di proporzioni mai viste. Vi basti sapere che negli Stati Uniti negli ultimi mesi sono stati installati 7.000 megawatt di solare, che equivale a 7 centrali di qualsiasi natura. Quindi è un exploit di proporzioni gigantesche. Dalla nostra che cosa abbiamo? Il carbone è per tutte le persone di buon senso il passato. Noi siamo il futuro, noi vogliamo il futuro. E in quest'Italia e anche nella vostra comunità è evidente che c'è un bisogno di futuro pazzesco, per cui usiamo il fatto che noi stiamo vedendo lontano e anche vicino, a differenza di altri. Grazie.